Siamo con Manolo Bolognini, una delle icone del cinema, dei produttori del cinema italiano, a Cortodino, alla quinta edizione qui a Torre Annunziata. Maestro, questa sera una manifestazione per dare spazio ai giovani artisti che realizzano cortometraggi e che provano a sfondare nel mondo del cinema. Cosa si sente di dire a questi ragazzi? Ma io credo di dire ai giovani di oggi di insistere con tutte le difficoltà che trovano, perché purtroppo c'è qualcosa che non funziona a livello ministeriale, a livello di legge, eccetera. Ai miei tempi abbiamo lanciato sempre dei giovani che sono riusciti, chi più, chi meno. Io sono convinto che oggi ci sono giovani validissimi, e qualcuno ha avuto occasione di conoscerlo in questa zona attraverso il produttore Salvatore Scarico, che credo sia un uomo da tenere presente, perché sta dando un impulso al cinema, specialmente del sud, che io non credevo così. Io spero che riesca a tirar fuori dei giovani come li abbiamo tirati fuori un tempo. Dovete fare appello anche al Ministero a vedere che diano aiuti veramente, non scherzi come fanno fino adesso. Ad ogni modo, per quanto riguarda i suoi tanti film che lei ha prodotto e realizzato, qual è un film al quale lei è particolarmente legato, tra le tante pellicole che lei ha prodotto? Due film, uno western, Django, che ci sono 76 film in tutto il mondo, che dovremmo realizzarlo un'altra volta col signor Scarico qui. Poi Teorema di Pasolini, poi La vera storia delle signore dei camelie con mio fratello, e poi tanti altri. Sono legato quasi più a dei film che ho fatto come produttore esecutivo. Come, partendo da Django, cosa l'ha spinta all'epoca a realizzare quel film, e se poi si aspettava che dopo tanti anni, ecco, anche Quentin Tarantino lo rivisitasse? Poteva fare a meno di farlo. Io dopo feci Django dopo un film, La donna del lago, che presi un premio a Locarno, però la distribuzione fallì e mi trovai col film a zero. A quel punto mi venne l'idea di film western, e un amico mi presentò una sceneggiatura, mi piacque e cominciò una lotta fra me e Corbucci. Cioè, dice, allora mi metti la neve? No, ti metto il fango. Allora mi dai questo attore americano? No, ti do Franco Nero. Fino a che fece due giorni e poi si ritirò. Io lo stavo sostituendo, mi richiamò, mi disse no, lo faccio. E andammo avanti, e fu un successo con tutte le traversie del momento. Perché ha detto che Quentin Tarantino faceva meglio a non farlo la rivisitazione di recente? A che serve andare a... Io non ho mai fatto, ho fatto 6-7 western, non ho mai usato Django. Ho fatto Texas Addio, sono stato campione d'incasso, ho fatto Che Home, mai ho usato Django. Che viene a rubare un titolo e poi che fai? Che film hai fatto? Quindi non l'ha contattata quindi Tarantino per chiederle? No, non esistono leggi sui titoli, niente, non fa quello che ripare. Ad ogni modo, io sono contento di trovarmi qui, perché credo molto a queste... a queste sedute, a questa organizzazione. Io in Toscana, a nome di mio fratello, faccio un festival biennale, ne ho fatti già 4, ho fatto restauro di film, sono legato all'Università di Pisa, di Bologna. Legarsi anche alle università, cinema e letteratura è importante per i giovani. Poi uno può fare anche qualunque film, però secondo me studiare un po' non farebbe male. Io credo, ho conosciuto casualmente Salvatore Scarico e sono rimasto veramente stupito dalla sua organizzazione, dalla sua truppe. Una famiglia di ragazzi, di giovani che si muovono e che credo danno risultati ottimi. E lui riesce a fare un film dietro l'altro, non grandi, però
perciò le iniziative ci sono. Non... Dice lei, è opportuno che la parte pubblica, quindi che il Ministero, che gli enti sostengano questo, questo settore, perché probabilmente per lo Stato il cinema non è una fondamentale, lei dire? Secondo me è stato fondamentale perché ha portato il nome dell'Italia nel mondo. Io mi sono ho fatto film in tutto il mondo quasi. Quando avevo difficoltà io dicevo, io sono italiano, mi si aprivano le porte, non ho capito perché non si sfruttano queste cose. Prevendevamo i film prima di incominciare in tutto il mondo, perché non si deve riuscire a rifarli anche ora, anche oggi? I giovani ci sono sicuro, come ci sono sempre stati. Bisogna aiutarli, il ministero invece di dare i soldi a chi non ne ha bisogno, darli un po' di più, perché quello che danno adesso è talmente poco, leggere attentamente le sceneggiature e non dare i film e i soldi a chi forse non li merita, come accade sia in televisione italiana